Ciao a tutti, benvenuti su Cosmo Channel. Anche per questo video vi porto una recensione di un incisore laser. Di che macchina sto parlando? Sto parlando di una macchina particolare, di un incisore laser che è diverso rispetto agli altri incisori laser che hanno i quattro lati. Non è una forma nuova, ci sono altri marchi che producono incisori del genere, questo pare che sia migliore. Di che incisore laser stiamo parlando? Naturalmente stiamo parlando di un incisore laser dell'azienda Atomstack chiamato P7, che monta un modulo laser M40, quindi da 40 watt di potenza totale. Comunque poi lo andiamo a vedere e vi dirò esattamente la potenza reale. Fa parte della grande famiglia che Atomstack chiama Portable, quindi la pista per portatile. Non so perché uno si dovrebbe portare in giro un incisore laser del genere, comunque contenti loro. Quindi adesso andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Salterò la parte del montaggio perché sono veramente quattro viti e già montata all'85%. Ripeto, quattro viti e si monta, e il manuale è fatto veramente bene. Passeremo direttamente ai test, sia il test di potenza reale di questo modulo laser che il test di funzionamento generale. Prima di iniziare però vi ricordo che online, in libreria e su tutti i siti che vendono libri è disponibile il mio nuovo libro chiamato CNC per hobbisti e maker, che parla non di incisori laser ma di CNC, di fresatrici CNC. Quindi se siete possessori di fresatrici CNC desktop oppure volete acquistare una macchina del genere e non sapete nulla di quel mondo, allora il mio libro fa per voi. Quindi è scritto proprio per persone che non sanno nulla, che partono da zero. Naturalmente link in descrizione. Adesso vado alle ciance, andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Allora, partiamo dalla confezione. Naturalmente vi lascio i capitoli, quindi se non vi interessa l'unboxing potete skippare e andare direttamente al test o alle conclusioni, come preferite. Allora, la confezione è fatta veramente veramente molto bene, infatti è portatile. Andiamo ad aprire. Troviamo subito una piastra in acciaio per proteggere la scrivania durante l'incisione. Il manuale dovrebbe essere a colori? Sì, è a colori infatti. Come vedete le istruzioni per il montaggio sono veramente semplici, vi ricordo che è già montato all'85%, quindi va bene. Cavo per l'alimentazione, questo lo buttiamo, cavo USB, una busta con tutto il necessario per rimontarlo. Sto vedendo che sono suddivise le bustine in step, quindi partendo dallo step 1, dovrebbe esserci step 1, non c'è lo step 1, vabbè, lo andiamo a vedere. Comunque step 2, step 4, 5, step 3, tutto suddiviso perfettamente in bustine. Le chiavi con tutto il necessario per montarlo, qualche placchetta in legno, questa è in plastica, dovrebbe servire per la messa a fuoco. Va prima tolta però la pellicola di protezione, altrimenti fa spessore sia da una parte che dall'altra. Qualche altro piccolo gadget, poi vediamo cosa c'è qui dentro. Ok, già il supporto per il modulo laser, come vedete fatto veramente molto bene, tutto in alluminio con una copertura in plastica che io voglio togliere per vedere cosa c'è, anzi vi dico subito, lo tolgo subito, voglio vedere come è fatto internamente. Niente di particolare, vabbè, rimonto tutto. Vabbè, dai, proseguiamo. Vediamo qua sotto, non c'è niente. Vediamo di qua ci sono i profili. Ah, già con lo stepper montato. Questo forse vedo che è un po' storto, lo dovrò vedere poi durante il montaggio. Sì, ok. Il controller, un controller molto molto piccolo. Non ha nulla di particolare. Ah sì, c'è l'ingresso per un controller offline, un display. Poi comunque l'andiamo a vedere dopo. Quattro piedini per
alzare tutto l'incisore per utilizzare i rulli, quelli per incidere sui bicchieri, sono in plastica. C'è il laser, qua c'è un altro piedino, l'altro piedino, sono due, è fatto in metallo, in alluminio, penso che sia in alluminio, no, è bello pesante, quindi penso che sia in ferro. Verniciato, fatto molto bene, molto resistenti. Un alimentatore, 12 volt, sì, 5 ampere, 12 volt, 5 ampere. E poi dovrebbe esserci il laser, che è questo qui. Ho distrutto tutto. È un laser molto molto leggero, devo dire veramente molto leggero. Sì, è un 5 watt, come potete vedere. 5 watt, la casa Atomstack dichiara che è dai 4,5 ai 5,5 watt di potenza. Comunque noi lo andiamo a testare, poi le caratteristiche le vediamo comunque dopo. Questa è la versione del modulo laser, solita rotellona per mettere a fuoco il modulo laser, la parte in plastica che protegge la circuiteria è rotta. Niente di che, è una piccola crepa, quindi va benissimo così. Ha un piccolo vetrino, comunque lo vediamo dopo. Non ha nient'altro, niente. Adesso io me la monto e poi vediamo di testare questa macchina. Ed ecco a voi la macchina montata. L'ho montata veramente in forse 10 minuti, neanche, veramente molto semplice. Allora, innanzitutto prima di poterla testare devo vedere esattamente se anche questa macchina soffre dei soliti problemi che hanno questo tipo di macchine, che hanno questa forma. Qual è il problema? Lo stesso problema che ho constatato sulla Ortur Laser Master che avevo. Praticamente avendo un asse a sbalzo, quindi senza un appoggio reale, cosa succede? Che se questo non è perfettamente parallelo alla superficie del piano di lavoro, ci ritroviamo che l'altezza del laser qui è magari a fuoco, mentre quando arriva qui, se questo è un po' più alto, ci troviamo fuori fuoco. Vi faccio capire meglio. Partiamo da qui che abbiamo un'altezza, vi faccio un esempio, un'altezza di 4 cm. Andando in avanti dovrei trovare la stessa altezza, quindi 4 cm, e trovo 3 cm e 9. In questo caso non è un problema, un millimetro avanti e dietro non cambia tantissimo, però dobbiamo tenere in considerazione questa cosa. Quindi che cosa dobbiamo fare? Prima di poterlo usare dobbiamo regolare questa cosa. Come si fa? Basta svitare le quattro viti, alzare di un millimetro questa parte, quindi andando ad alzare questa parte, e niente, dovremmo risolvere il problema. Facciamo questa prova. Questo è il motivo per il quale a me queste macchine non tanto piacciono. Allora, vediamo un po' così. Qui abbiamo 10 centimetri, qui abbiamo 10, poco meno di 10 centimetri, quindi vuol dire che poco più di 10 cm, devo alzare questa parte. Naturalmente andando a stringere qui, poi si riposiziona in modo errato. Allora, vediamo se abbiamo risolto. Li mettiamo qui, siamo esattamente 4 cm, qui siamo esattamente 4 cm. Perfetto, ho alzato leggermente questa parte e ho risolto il problema. Adesso la prima cosa che faccio è testare la potenza reale di questo laser. Vi ricordo che la potenza di questo laser dichiarata va dai 4,5 ai 5,5 watt con un punto di messa a fuoco veramente molto ristretto. Hanno utilizzato 4 lenti per restringere il punto di fuoco e arriva a 0,02 mm, veramente molto molto stretto. Un'altra caratteristica di questa macchina è che ha un giroscopio integrato, quindi se rileva una posizione errata della macchina spegne il modulo laser.
È tutto pronto, il modulo laser punterà il sensore in modalità fuori fuoco, l'alimentatore è a 12 volt, questo è azzerato e niente, partiamo. Ricordo che è dichiarato dai 4,5 ai 5,5, diciamo che è una dichiarazione un po' così, comunque su internet generalmente viene dichiarato come un 5,55 watt. Partiamo. Fatemi sistemare il punto di messa a fuoco e centrale, perfetto. E si parte. Siamo al 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Abbiamo un consumo di 20 watt, 19 watt all'incirca, e una potenza di 5,8 in salita, 5,9 watt. Riusciamo forse ad arrivare a 6 watt prima che inizi a calare come potenza perché il sensore comunque si riscalda. Il diodo laser, chiedo scusa, dai, arriva a 6 watt, forza, no? Vabbè, comunque è più di 5,5 watt, quindi è spettacolare, un laser veramente potente. Ok. Dai, anche perché inizia a calare adesso, perché si sta scaldando tutto. Spengo tutto. Allora, è tutto pronto. Come sentite, la ventola è molto rumorosa. Devo dire che è un modulo laser abbastanza rumoroso rispetto ad altri. Comunque, poco male. Almeno raffredda, anche perché si sente un bel flusso di aria. Allora, per mettere a fuoco è semplicissimo. Basta svitare la vitina, appoggiare il modulo laser in questo modo, utilizzando il pezzo di plastica che ci viene dato, questo piccolo spessore. Togliamo lo spessore e così abbiamo messo a fuoco. Perfetto, è tutto pronto. Naturalmente vi lascio il link in descrizione del file che utilizzo per effettuare i miei test e si parte. Un po' più difficile da utilizzare con il mio aspiratore, comunque vi dico che già sta tagliando. Ok, abbiamo finito, spegniamo tutto, spegniamo qui, andiamo a vedere subito il risultato, vediamo cosa ha tagliato. Vabbè, naturalmente due passaggi li ha tagliati, questi sicuramente li ha tagliati, anche li ha pure bruciati, questo l'ha tagliato, questo ci siamo quasi, anche questo. Perfetto, mamma mia, li ha tagliati tutti. Allora, vi dico subito che si tratta di un modulo laser molto potente, lo si vede da come ha bruciato praticamente tutto, da come è riuscito a tagliare con 100 mm al minuto con una potenza dell'80%, e bene, e due passaggi, tre passaggi, erano anche tanti, come vedete, anche bruciato. La parte invece della scritta, devo dire che è molto nitida, quindi il fascio laser è molto ristretto, incide molto bene a potenze basse, quindi 50% 800 mm al minuto, come potete vedere è molto ben definita come scritta. Si può anche abbassare la potenza al 40% andando sul 700 mm al minuto, quindi utilizzando questo modulo laser al di sotto del 50% si allunga di tantissimo la vita del diodo laser.
L'incisione di un'immagine è venuta bene, inizialmente ho notato che stava bruciando un po' troppo, ho dovuto aumentare la velocità portandola a 2200 mm al minuto per non bruciare tutto. Comunque devo dire che si è comportato molto bene. Adesso invece andiamo a testare proprio la potenza reale, quindi andiamo a tagliare un qualcosa di molto più spesso. Questo è un pannello da 3 mm, è stato tagliato con molta semplicità. Vediamo fin dove si può spingere questo modulo laser. Vediamo multistrato da 8 mm con una velocità di 100 mm al minuto, potenza 90%, facciamo un 4 passaggi per stare tranquilli. Ok, vediamo. Sì, perfetto. Vediamo un po' il risultato, ha bucato. Ho bruciato naturalmente un po' perché comunque abbiamo usato una potenza abbastanza alta, però diciamo che è riuscito a tagliare con 4 passaggi questo pannello. Adesso faccio l'ultima prova con un pannello da 1 cm, non è un multistrato, è un legno che ancora non ho capito cos'è. Mettiamo a fuoco, queste sono altre prove con altri laser e niente. Allora proviamo a lasciare le stesse impostazioni, quindi 100 mm al minuto, 90%, 4 passaggi. Andiamo a creare il frame, ci rispostiamo qui e si parte. Anzi, mettiamoci magari su questo qui, così. Con il frame si parte. Vi dico che ha già forato, non in tutti i punti, quindi magari 2 passaggi sono sufficienti. Vediamo. Secondo passaggio sta forando tranquillamente. Magari non proprio in tutti i punti. Facciamogli un terzo passaggio, giusto per stare tranquilli. Ok, come vedete ha forato tranquillamente, l'ha tagliato con veramente molta facilità, ha bruciato un pochettino, impostazioni migliori sicuramente andavano fatte. Ed eccoci giunti alle conclusioni. Come avete visto, è una macchina che si comporta molto bene sia nel taglio che nell'incisione dei piccoli spessori, superati i 3-4 mm, anche i 5 mm. Tutte queste macchine con queste potenze tendono un pochettino a faticare. I 3 mm li taglia veramente molto bene con potenze bassissime. L'incisione è molto nitida, quindi questo vuol dire che il fascio laser è veramente molto stretto, parliamo di 0,02 mm. Il modulo laser è un po' rumoroso, quindi la sua ventola è un po' rumorosa, però va bene, è sempre freddo, anche dopo sessioni lunghe di lavoro. Per fortuna Atomstack utilizza questo sistema di messa a fuoco con una rotellina molto semplice e quindi non ha altre rotelline dietro difficili da regolare, è molto comodo da regolare, vi dà un piccolo spessore da porre tra il pezzo da incidere e il modulo laser che vi permette di fare una messa a fuoco velocissima. E altre cose di questo modulo laser non ho niente da dirvi, è un ottimo modulo laser, come avete visto è un 6 watt, quindi Atomstack mente perché lo dichiara di 5 watt e invece è un 6 watt, quindi Atomstack, attenzione, ha un watt in più. Comunque, a parte gli scherzi, la struttura, una cosa che mi sono scordato di dirvi prima, le dimensioni dell'area di lavoro sono di 200 x 200 mm, quindi un quadrato di 20 cm per lato. Ha i micro switch per l'homing automatico già installati, già configurati, quindi grande cosa. Il controller è un ottimo controller, ha già GRBL, l'ultimo GRBL installato. Funziona benissimo, non dà problemi, è pienamente compatibile sia con laser GRBL che con Lightburn.
Però c'è anche un però. Dopo tutte queste cose belle che vi ho detto, confermo quanto penso di queste macchine. Non sono sicuramente destinate a utenti che non hanno voglia di sminchiettare per regolare gli assi. Anche la Ortur Laser Master, che ha più o meno questa forma, solo quella in plastica un po' più ballerina rispetto a questa qui, questa è un po' più rigida, avendo l'asse X a sbalzo, quindi senza un qualcosa che sorregge l'altra parte, crea un problema. Se non si monta correttamente o comunque se non si regola quest'asse, rischiamo di avere una differenza di altezza tra questo punto e questo punto che può superare anche i 5-6 mm. Questo cosa comporta? Comporta che se dobbiamo fare una scritta di 20 cm lungo quest'asse, avremo questa parte a fuoco, mentre quando andremo a incidere l'ultima parte della scritta, il laser sarà fuori fuoco di 5 mm e sono tanti. Se la differenza è di un millimetro, diciamo che non si nota tanto, probabilmente sulle linee, piccole linee, si noterebbe la differenza, ma normalmente non si nota. Quindi bisogna fare molta attenzione. Come si fa per vedere se c'è differenza di altezza tra questo punto e questo punto? Semplicissimo. Basta prendere un righello, posizionarsi qui, mettere a 3 cm per esempio, 4 cm, spostarci qua, controllare se anche qui è la distanza è di 4 cm o 3 cm in base a quanto abbiamo impostato. Normalmente questa parte è più alta rispetto a questa qui, proprio perché il peso del modulo laser tende ad abbassare tutto l'asse. Quindi bisogna poi regolarla tramite queste due viti e stare lì un po' a fare delle prove, diciamo che è fastidioso. Quindi in definitiva, se non avete proprio la necessità di avere una forma così aperta o se non ve la regalano, allora lasciate stare. Non comprate questa macchina, comprate delle macchine che abbiano quattro piedini, che hanno gli assi stabili, che non soffrono di problemi di movimenti strani. Queste macchine così le trovo poco rigide, quindi ma non mi piacciono. Io l'ho voluta testare e non dico che faccia schifo, non dico che se a un prezzo giusto non sia una buona macchina da acquistare, ma sinceramente se potete andate su altre macchine. Non per il suo modulo laser, perché è un modulo laser molto buono, non per la marca, perché Atomstack, alzo le mani, è una marca spettacolare, ma per la sua forma. Non mi piace, non mi convince. Detto ciò, spero di esservi stato utile, spero di avervi fatto risparmiare qualche soldino se volevate acquistare proprio questa perché vi piaceva la sua forma. E niente, vi ricordo che è uscito il mio libro sulle fresatrici CNC, se ne avete bisogno acquistatelo, link in descrizione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti se vi piace questa macchina, se avete intenzione di acquistarla. E niente, ci vediamo al prossimo video che probabilmente lo sto guardando e sarà un'altra recensione di un altro forse ottimo incisore laser. Al prossimo video, ciao!